Veramente può essere anche buongiorno, vabbè, comunque, Oggi buonasera. mi cimento io a fare la torta di mele. Però, dimmi. Latte e senza burro. Ecco, quindi anche per intolleranti come mia sorella. Sì. Allora ci occorrono 250 g di farina e io ci ho messo anche il lievito. Perfetto. Poi 150 g di zucchero, 90 ml olio di semi, Sì. di acqua lo stesso, temperatura ambiente 90 ml, 3 mele, tra cui una e mezza tagliata così a dadini che va all'interno dell'impasto. E il restante tagliato a fette per decorare, 3 uova e una scorza di limone. Ok, perfetto. Procediamo Possiamo iniziare. nel mettere all'interno della planetaria le 3 uova Della ciotola, sì. con lo zucchero. Devono montare per 15 minuti fino a che diventeranno gonfie e spumose. Il procedimento è sempre lo stesso. Finito tutto il Amalgamare, amalgamare, aggiungiamo la mela a cubetti. sì. E questa è il rorato di limone, dobbiamo Sì, dire. ci sono C'è la un pecca e il limone. Perché solitamente la ci va. pecca, No, il il segreto, perché solitamente ci va la cannella, però a me la cannella non segreto. piace. Allora Ecco. giriamo Yes. così. Dal basso verso l'alto. Così. È un bellissimo composto. Complimenti, Alice. Oggi mia sorella è chef per un giorno e sostituisce me praticamente. Non cucino Ok, io dovrebbe oggi. venire così. Ok, perfetto. Ora prendiamo una teglia. Piccola, Sì. non grandissima comunque. Perché Questa è. secondo me con la teglia piccola lievita pure Sì, meglio. e questa è 20 centimetri, te lo dico subito, è a Sì, forma di cuore. praticamente la dobbiamo oleare O imburrare. o imburrare con l'olio di semi e poi infarinare Perfetto. tutto il composto nella teglia. Adesso decoriamo con le mele tagliate a fettine. Affettine. Io le metto un po' come mi pare. Sì. E poi queste ricordiamo che sono sempre irrorate col limone. Dopodiché cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per 45 minuti. Però devi fare sempre la prova dello stecchino per verificare se è cotta. Momento del taglio. Mia sorella l'ha spolverizzato con un pochino di zucchero a velo. È veramente morbidissima. E voilà. Bellissima, ben lievitata. Complimenti a mia sorella per questa ricetta.